Ciao ciao, mi chiamo Anastasia e oggi volevo firmare l'aggiornamento del progetto smaltimento innamoramenti estivi che abbiamo fatto con una ragazza qua su YouTube che si chiama Miria. Vi lascerò il suo canale nella descrizione. Allora, iniziamo dai prodotti su cui ho raggiunto il mio obiettivo. Prima di tutto volevo finire questa cipria di Miss Rose, su cui avevo già toccato il fondo. Il fondo era molto ampliato e alla fine ho dovuto ripressarlo, però ripressandola diciamo che è diventata molto molto tutta a pezzettini, diciamo, cadeva tutta a pezzi, alla fine è finita subito. Quindi con queste ciprie continuerò a usarlo fuori da questo progetto, però saprò che non bisogna ripressarle. Le userò con metodo classico, cioè utilizzando un pennello molto duro e dopo prelevando il prodotto con pennello semplice. Allora, questo rossetto self-made di marche diverse, come vedete, è arrivato al fondo. Io lo userò ancora, però fuori da questo progetto. È un corallato carino. Anche questo bronzer di Pupa, 35 grammi di bellezza, Desert Bronzing Powder, è arrivato al suo fondo. E la mia idea era quella di non ripressarlo, ma di prendere un pezzo di prodotto e metterlo in questo contenitore qua come polvere libera e utilizzare questo bronzer come polvere libera. Perché, come vedete, c'è tutta questa parte di patina che non mi piace molto. Proviamo a fare questo esperimento, vi farò sapere come funziona nel prossimo aggiornamento. Però al mio obiettivo sono arrivata, il mio obiettivo era quello di toccare il fondo, ho toccato il fondo. Allora, parlando di altri prodotti, questo smalto di marca sconosciuta mi sembra di Conti. È arrivato a metà, come era anche nel primo video di introduzione. L'ho usato qualche volta, però non si è spostato molto dalla metà. Comunque si preleva ancora bene, si asciuga ancora bene. Smalto buono. Lasciamolo lì nel progetto. Questo smalto della Smile invece l'ho usato un paio di volte, anche questo si asciuga bene. Funziona ancora bene e lasciamolo qua. Questo mascara per le sopracciglia della Wycon, io ho tolto lo stoppino già nello scorso video e pensavo che lo finirò entro un mese. Invece è un prodotto che secondo me durerà fino a settembre, perché davvero è un mascara infinito. Si riproduce di notte, non so come fa, e alla fine vediamo come finirà questo prodotto. Però mi piace come mascara, quindi non posso lamentarmi. Questo latte solare della Sien, purtroppo, allora, ho rotto l'amicizia con quella ragazza con cui andavo al lago, quindi non andrò più al lago e devo aspettare il settembre finché andiamo al mare. Quindi alla fine vedrete i progressi solo a settembre in questo latte solare. Però quello che ho potuto fare, ho fatto, quando siamo andati in montagna l'ho usato, quindi alla fine vedremo come funzionerà. Tutto qui, ditemi voi se i progressi secondo voi sono stati di successo. Grazie dell'attenzione e ciao ciao!